Buongiorno a tutti, oggi realizzeremo insieme questo anello. Questo anello l'ho fatto con le dalle Kamiuki e con un cabochon Swarovski. Quindi vi farò vedere inizialmente come fare l'incastonatura per il cabochon e poi andremo a fare la base dell'anello. Vi faccio vedere un altro tipo di incastonatura realizzata sempre con le dalle Kamiuki e con il cabochon, però poi ho fatto questa rifinitura in colore argento per dare più luce. Vi faccio vedere oggi cosa utilizzerò, quindi mi servirà questo cabochon Swarovski Montana e le Delica Miyuki di questo colore. Poi utilizzerò il filo da tessitura, io lo utilizzerò bianco per farvi vedere meglio dove posizionare l'ago, ma in realtà l'ideale sarebbe realizzarlo nello stesso colore delle Delica Miyuki e poi un semplice ago con occhio centrale. Quindi iniziamo il lavoro. Inseriamo sull'ago 56 delica, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Quindi, una volta inserite le 56 delica, andiamo a ripassarle e a chiudere ad anello. Quindi ripartiamo dalla prima inserita e fino all'ultima, in questo modo. Facendo attenzione a passare l'ago in tutte le delica. Ok, quindi tengo il filo rimasto, quello dell'ultimo, e tiro. In modo che si va a chiudere ad anello. Una volta chiuso, andiamo a fare un nodino. In modo che chiudiamo bene il giro. Adesso iniziamo ad inserire le altre delica. Quindi con l'ago entro nella delica successiva senza inserire nessuna perlina. Entro e esco in questo modo. Adesso prendiamo due delica, una e due, saltiamo la delica successiva e andiamo ad inserirle in quella dopo, in questo modo. E continuiamo, prendiamo un'altra delica, saltiamo quella dopo e la inseriamo in quella successiva, quindi lavoriamo a peyote normale, ne prendiamo un'altra.
saltiamo quella successiva e la inseriamo in quella dopo. Continuo a lavorarne altre due a peyote normale, quindi inserisco la perlina, salto quella dopo e vado a inserirla in quella successiva e sono alla quarta. Prendo la perlina, salto quella dopo e la inserisco in quella successiva. In questo modo abbiamo fatto il primo angolo, quindi inserendo due d'elica saltandone una. Abbiamo fatto un angolo, poi con le 4 d'elica a peyote normale abbiamo fatto il lato, quello corto. Adesso andiamo a fare l'altro angolo, quindi prendo 2 d'elica, salto la d'elica successiva e vado ad inserirle in quella dopo. E abbiamo fatto il secondo angolo. Andiamo a fare il lato lungo, quindi lavoriamo 8 d'elica a peyote normale, quindi prendo una d'elica, salto quella dopo e la inserisco in quella successiva. Poi seconda d'elica, salto quella dopo e la inserisco in quella successiva, quindi siamo alla seconda. Terza d'elica, salto quella dopo e la inserisco in quella successiva. Quarta d'elica, salto quella dopo e vado a inserirla in quella successiva. Quinta delica, salto quella dopo e la inserisco in quella successiva. Ok, sesta. Settima, ottava, ottava delica, salto quella dopo e la inserisco in quella successiva. Quindi ho fatto anche uno dei due lati lunghi dell'incastonatura. Vado a fare il terzo angolo, quindi prendo 2 d'elica, salto una d'elica e le inserisco in quella successiva. In questo modo. Quindi abbiamo fatto l'angolo superiore, il lato corto con 4 d'elica, il secondo angolo, il lato lungo con 8 d'elica a peyote, il terzo angolo e adesso dobbiamo fare l'altra metà, quindi lavoriamo altre 4 d'elica a peyote per fare il lato corto, altre 2 per fare il quarto angolo e ne lavoriamo altre 8 a peyote normale per fare l'altro lato lungo, quindi fino a quando non ritorniamo al punto di partenza. Quindi sono arrivata all'ultima delica che andiamo ad inserirla in questa qui sotto le due che fanno l'angolo, che è un po' scomoda, però passa. Quindi tiro e inizia già a prendere forma questa forma rettangolare. Quindi adesso salgo entrando
in questa delica, quindi nella prima delle due che vanno a formare l'angolo, e inserisco una delica al centro, quindi prendo la delica ed entro nella seconda delica che forma l'angolo. Così. Quindi lavoro a peyote normale, prendo una delica e infilo l'ago in quella successiva, un'altra delica e la infilo in quella successiva, un'altra delica. Continuo fino a che non arrivo all'altro angolo. Quindi sono 5, 5 lavorate a peyote. Quando arrivo all'angolo faccio la stessa cosa che ho fatto all'inizio, quindi esco dalla prima delica che forma l'angolo, prendo una delica e entro in quella dopo, molto semplicemente. Quindi continuo a lavorare a peyote tre. Tiriamo sempre bene il filo. 7, 9. Quindi entriamo nella prima delle due che formano l'angolo. Prendo una delica e la inserisco nella seconda delica che forma l'angolo. Quindi continuo in questo modo per tutto il resto. Sono sempre all'ultima, quindi ho fatto tutto il giro, sto inserendo l'ultima delica e vado ad inserirla in questa qui messa in un po' storta. Quindi tiro e adesso salgo in questa della punta, quindi entro, e in questo giro devo semplicemente lavorare a peyote, quindi prendo la delica, la inserisco in quella dopo e tiro. Prendo la delica, la inserisco in quella dopo e continuo quindi a lavorare a peyote per tutto il giro. Quindi quando arrivo all'angolo, molto semplicemente inserisco, poi giro e inserisco l'altra. Quindi continuate a lavorare a peyote per tutto il giro. Sto sempre all'ultima, quindi inserisco l'ultima delica in questa qui che va a fare, diciamo, la punta dell'angolo e ho chiuso il giro. Adesso entro in quella dopo. Lavoro a peyote normale. Quindi prendo una delica e vado ad inserirla. Poi fino a che non arrivo all'altro angolo.
Arrivati all'angolo, dobbiamo mettere solo una delica, quindi la andiamo ad inserire in questa qui. E con questo giro praticamente il lavoro inizia a curvarsi un po', quindi inizia a prendere questa forma che poi andremo a metterci il cabochon. Quindi continuo a lavorare a peyote. Praticamente è un giro dove dobbiamo lavorare sempre a peyote normale e stare molto attenti agli angoli. Ecco, tirando sempre bene il filo. Quando arrivo all'angolo, che c'è questo spazio molto grande, metto una delica e tiro bene il filo, così l'angolo va a chiudersi. Continuo così per tutto il giro. Come sempre sto inserendo l'ultima delica, quindi vado a inserirla in questa delica qui. E ho chiuso il giro, quindi tiro sempre bene il filo. Come potete vedere inizia proprio a prendere forma, poi qui andremo a incastonare il cabochon. Quindi a questo punto entro in quella successiva senza nessuna berlina, quindi in quella dopo, e anche per questo giro dovremmo lavorare semplicemente a peyote. Quindi prendo una delica, vado ad inserirla in quella dopo. Prendo un'altra delica, la inserisco in quella successiva, un'altra delica in quella successiva, e un'altra in quella dopo. E come potete vedere agli angoli è molto semplice, basta lavorare, basta seguire il lavoro a peyote. Quindi non c'è nessuna difficoltà in questo giro. Quindi continuate a lavorare a peyote fino a che non arrivate al punto di partenza. Come sempre sto inserendo l'ultima delica, quindi vado a chiudere il settimo giro. E in questo settimo giro ho inserito 32 delica totali, quindi vi consiglio di contarle in modo da vedere se le avete inserite tutte. A questo punto, per iniziare l'ottavo giro, salgo in quella successiva e inizio a lavorarne 4 a peyote. Quindi una, due, tre e quattro. Arrivati all'angolo, e adesso l'angolo
è ben visibile, insomma, perché inizia proprio a chiudersi bene, devo semplicemente saltarlo, quindi senza inserire nessuna perlina, entro nella delica successiva. Ve lo faccio vedere da fuori perché adesso diventa difficile farvelo vedere dall'interno. Quindi semplicemente salto e tiro bene in modo che si chiude. Quindi continuo a lavorare a peyote sempre tirando bene il filo. Quindi per tutto il lato continuiamo a lavorare a peyote e quando arriviamo all'angolo semplicemente saltiamo. Quindi sono arrivata all'angolo. E semplicemente entro nella delica successiva senza inserire nessuna perlina. Quindi tiro bene il filo e continuo così fino a che non ritorno al punto di partenza. Allora, sono quasi alla fine dell'ottavo giro, quindi in questo giro ne dobbiamo inserire 28. Io sto alla 27esima, quindi tiro. Questo angolo, che è l'angolo da dove sono partita, vado a chiuderlo saltandolo, quindi salto una delica e vado ad inserire la 28esima in questa qui. Quindi ho chiuso anche l'ottavo giro. A questo punto salgo in questa successiva. Inizio il nono, quindi lavoro a peyote una delica, un'altra delica, un'altra delica ancora fino a che non arrivo all'angolo e direi che a questo punto possiamo iniziare a posizionare il cabochon in modo che iniziamo a chiudere il lavoro con il cabochon incastonato. Quindi semplicemente lo inserisco in modo che venga la parte giusta da questa qui dall'inizio del lavoro. Quindi sono arrivata all'angolo, adesso devo inserirne due insieme. Quindi ne metto due sul lago e entro in questa delica qui. Tiro bene in modo che si chiude e continuo a lavorare a peyote tutto il lato. Quindi tiro sempre bene il filo. Soprattutto quando arrivo agli angoli. Quindi lavoro a peyote per tutto il lato. E quando arrivo agli angoli, invece di inserirne una, ne vado ad inserire due. Quindi una e due e vado in questa qui.
Quindi continuo così per tutto il giro. Quindi sto inserendo le due d'elica che vanno a chiudere l'ultimo angolo. In questo modo e inserisco l'ultima. Quindi ho chiuso anche il nono giro. Tiro bene il filo. Adesso passo in quella successiva, metto una delica a peyote, e vado semplicemente adesso a ripassarne alcune fino a che non arrivo a un certo punto. Quindi entro e rinforzo un po' tutto il lavoro. Tiro sempre bene, entro in queste due dell'angolo, quindi entro anche in quella sotto e in quella dopo sopra, e continuo per un'altra e ne lavoro 5 a peyote, quindi una, due, tre, quattro e 5. Adesso vado a rinforzare queste delica qui che vanno a fare l'angolo, quindi entro senza inserire nessuna perlina. Fino a quando non arrivo allo spazio centrale del lato corto, quindi a questo qui. A questo punto inserisco una delica. Vado a rinforzare di nuovo anche l'altro angolo, quindi entro nelle delica già inserite salto il primo spazio, o meglio lo rinforzo, e vado a inserirne altri 5 come nell'altro lato lungo, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Rinforzo anche quest'ultimo angolo. Quindi entro in queste delica. E l'ultimo giro consiste nell'andare a inserire due delica al centro di quelle 5 che abbiamo inserite ai lati lunghi. Quindi dobbiamo andare a inserire due delica qui, quindi passiamo, andiamo a rinforzare ancora tutte le delica fino a quando non arrivo a questo punto. Inserisco le due delica, continuo tutto il giro e vado ad inserirne altre due qui, quindi al centro
delle 5 inserite adesso, vado a inserirne 2, una di qua, due di qua e due di qua, rinforzando tutto il giro. Quindi una volta rinforzata di nuovo tutta questa parte qui con l'angolo e arrivati a questo punto, inseriamo una delica. E un'altra delica. Quindi continuo solo rinforzando tutto questo pezzo fino a quando non arrivo all'altro lato e quindi posso andare ad inserire le altre due delica. Quindi semplicemente entro in tutte queste perline. Così rimane anche più fermo e più fisso gli ultimi passaggi. Ok, sono quasi arrivata. Arrivo in questo centrale, ne inserisco due. Una e due e finisco di rinforzare l'ultimo pezzo. Quindi, una volta terminata l'incastonatura del cabochon, possiamo passare alla realizzazione della fascia dell'anello di questa parte qui. Quindi metto sul lago 7 delica. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Le portiamo in fondo. E possiamo iniziare a lavorare a peyote. Quindi prendo una delica. Salto la prima e vado ad inserirla nella seconda. Tiro, prendo un'altra delica, salto quella successiva e vado ad inserirla in quella dopo. Prendo un'altra delica. Salto quella dopo e vado ad inserirla in quella successiva. A questo punto ce n'è rimasta una, quindi prendo una delica e vado ad inserirla, però passando dal lato opposto, quindi dal basso. Quindi si va ad affiancare in questo modo. E passiamo col l'ago nella delica centrale, quella sotto, nella delica accanto,
quella esterna. E a questo punto risalgo passando per questa a fianco. Per questa centrale e di nuovo in questa da dove esce il filo che rimane. Quindi a questo punto entro in quest'accanto e continuo a lavorare a peyote. Tirando sempre bene il filo. Quindi prendo una delica, entro in quella sotto. Tiro bene il filo, prendo un'altra delica, entro in quella sotto e tiro, prendo un'altra delica, entro nell'ultima e a questo punto risalgo, quindi prendo una delica, rientro in questa che ho appena inserito e inizio a risalire. Quindi questa è la tecnica del peyote dispari. Prendo un'altra delica, salgo ancora in quella dopo, prendo un'altra delica e vado ad inserirla in quella sopra. Tirando sempre bene il filo. Arrivati a questo punto, dobbiamo rifare il passaggio che abbiamo fatto all'inizio, quindi prendo una delica e vado ad inserirla dal senso inverso, quindi dall'alto, in modo che si affianchi all'altra, quindi così, entro in questa sotto passo in quella accanto, quindi inizio a risalire in questa accanto. Risalgo in questa, mi riposiziono entrando in quest'ultima che abbiamo inserito. Quindi continuo a lavorare a peyote, prendo una delica e la inserisco in quella sotto, prendo un'altra delica e continuo a scendere fino a che non arrivo all'ultima, prendo quindi a questo punto risalgo, prendo una delica e la inserisco in questa che abbiamo appena inserito, tiriamo sempre bene il filo, prendo un'altra delica e continuo a salire, prendo un'altra delica e salgo. E a questo punto dobbiamo rifare il passaggio. Quindi prendo una delica,
vado a inserirla dall'alto in questa, in modo che vada a affiancarsi. Quindi entro in quella sotto, in questa sotto, inizio a risalire passando per quella a fianco, entro in questa qui. E mi riposiziono. Quindi questa è la tecnica del peyote dispari. Continuate a lavorare in questo modo fino a quando non raggiungete una misura giusta per il vostro dito. Ecco qua, allora ho fatto la fascetta, quindi ho raggiunto una misura giusta per la circonferenza del mio dito e adesso ovviamente ho lasciato le tre delica esterne in modo che va a chiudersi perfettamente con l'inizio. Quindi andiamo a far combaciare le due estremità e inseriamo l'ago in questa delica, quindi dell'inizio. E iniziamo a chiudere la fascetta, quindi entro poi nell'altro lato, quindi in quella rimasta esterna della fine, entro poi dall'altra parte, quindi è una volta nelle delica della fine, una volta nelle delica dell'inizio. Quindi un po' di qua, un po' di là. Vado a prendere quelle esterne. Quindi entro di qua, poi passo nella delica della fine e rientro nella prima dell'inizio. Quindi ripassiamolo tornando indietro. Quindi entro di qua in modo che si chiude bene. Quindi andiamo a rinforzarlo molto semplicemente questo punto dobbiamo andare ad attaccare la fascetta all'incastonatura. Quindi posizioniamo le delica in modo che combaciano con questa fila, quindi devono essere 7 delica, 1, 2 dove c'è lo spazio, 3, 4, 5, 6 e 7 e noi andiamo a cucirle in questa fila, me lo giro di qua, quindi entro in questa, quindi sto nella seconda riga, dopodiché passo nella delica della fascetta, quindi è sempre una delica dell'incastonatura, un'idelica della fascetta, così va a unirsi bene. Ok,
Entro poi nella delica dell'incastonatura e quelle due che abbiamo inserito alla fine le mandiamo sotto. Quindi entro nella delica della fascetta. Quindi fate molta attenzione a prendere sempre le deliche della stessa riga. Altrimenti viene tutto storto. Ok. Prendo l'ultima delica della fascetta che adesso sta nascosta. Ok, quindi torno indietro e cerco di ripassare nelle stesse delica, anche se è un po' più complicato perché sono unite, però ci proviamo. In modo che siamo più sicuri che rimane unito. Arriviamo fino all'ultima. Ok, e possiamo tagliare il filo. A questo punto dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi andiamo a posizionare l'ago, entriamo in diverse delica in modo che si fissa anche il filo, si blocca e quindi andiamo ad incastonare le delica con le delica dell'incastonatura. Ecco qua, l'anello è terminato, è pronto. Quindi alla fine la realizzazione è abbastanza semplice. Io vi ricordo che tutti i componenti che ho utilizzato per realizzare questo anello potete trovarli sul nostro sito www.millelucistones.com. Grazie e al prossimo video.